Gino Fontana, classe 1975, formazione cattolica, laurea in giurisprudenza, avvocato, master in educazione, due dottorati di ricerca, di cui uno internazionale, conferenziere, autore di numerose pubblicazioni, articoli scientifici, libri, format, progetti di ricerca, esperto in strategie e tecniche di sviluppo. Le persone che scelgono di essere seguite da Gino trovano la loro dimensione nella società. È stato amministratore di enti pubblici, consorzi, società, consulente per alcune università italiane e straniere, ma anche di ministri e politici. Dice di se stesso: mi piacerebbe essere un contemporaneo, sacerdote della società che muta. Questo è il mio credo. Sempre concentrato, riservato e mai banale, con una dedizione assoluta al lavoro e allo studio, a tratti quasi ascetico. Osservatore ed analista della società che cambia, un vero e proprio scienziato sociale, a tutto tondo. I suoi collaboratori dicono di lui che a tratti sembra non umano. La parola al ricercatore Fabio Testa, al suo fianco nel percorso di progettazione e formazione, al microfono di Sabatino Di Maio. Da anni, insieme al mio carissimo amico Gino Fontana, condividiamo interessi di ricerca sui campi soprattutto della formazione e del lavoro, ma l'innovazione grande che Gino ha dato a me, insomma, e dà a tanti giovani e meno giovani, è proprio la capacità di tarare percorsi di formazione e di studio secondo le necessità e secondo le vocazioni degli studenti. Gino Fontana riesce ad individuare, più che la necessità che il mercato chiede, anche perché un corso di studi ha una durata precisa e alla fine di questa durata non sappiamo il mercato del lavoro cosa ci presenterà. Gino Fontana invece fa una situazione inversa, si interessa della persona, cura la persona e riesce a tarare il percorso di studio secondo le capacità di questa persona. Direi che non esiste una ricetta unica, esistono delle ricette personalizzate con piglio sartoriale, direi. Non tutti i giovani sono uguali, non tutte le esperienze sono uguali, non tutti i territori lo sono, per cui una corretta analisi innanzitutto del materiale umano con il quale abbiamo a che fare, le sue esperienze, il background di partenza, i desideri, ma soprattutto anche cercare di capire una volta per sempre che la società non può essere segmentata, ma è un unico universo e quindi vanno attinte le energie in una, potremmo chiamarla, in una formazione economica, in una formazione economica imprenditoriale circolare. Questa credo che sia la corretta analisi. Oggi abbiamo centinaia e migliaia di aziende che non trovano personale. Perché? Perché non è formato. E anche i percettori di reddito di cittadinanza sono fermi al palo perché non c'è una formazione adatta. Gino ha compreso ante litteram questa problematica e ha messo in campo azioni intelligenti, proprio una formazione mirata, personale, un network tra aziende, enti di formazione e studenti. Questa è stata la grande capacità di Gino. Dico ai giovani, innanzitutto, conoscete, imparate una lingua, imparate un'informatica, fate esperienze, confrontatevi con nuove realtà, confrontatevi magari andando a fare anche un'esperienza al di fuori del nostro paese. Ecco, questa è, credo che sia una delle prime ricette. Da più parti d'Italia, dalla Sicilia all'estremo nord, arrivano da lui anche per una semplice chiacchierata, un consiglio, una valutazione, un orientamento, per parlare con l'uomo network, il mentor in grado di definire un percorso, consigliare una carriera, offrire soluzioni sia in campo formativo che aziendale. Quando vengono da me, per esempio, dalla Sicilia, dalla Calabria, ma anche quando arriva qualcuno anche delle zone, per esempio, di Udine, del Friuli, eccetera,
cerca innanzitutto di andare a capire, a comprendere qual è il loro approccio con il mercato del lavoro, con il mondo del lavoro. Se non si capisce questo, se non si ha un diverso approccio al mondo del lavoro, diventerà sempre molto più complicato sia per i nostri giovani, ma per chi lo è meno, di potersi collegare in maniera utile al mondo del lavoro. Faccio un esempio: i migliori ingegneri al mondo sono indiani. L'età media di un ingegnere indiano è 23 anni. Chiaro? Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'indiano è uno che di base parla più di una lingua, studia in inglese, arriva giovane nel mercato del lavoro e noi vogliamo insegnare ai nostri giovani e chi è meno giovane ad essere competitivi con questi tipi di mercato? È quello il mercato con il quale ci si va a confrontare, quelle delle nuove tecnologie, delle nuove digitalizzazioni, chiaro? Oggi si parla tanto, faccio un'ipotesi, un esempio, di energia, nuove energie, energie rinnovabili, ma poi abbiamo del personale tecnico che sia poi in grado di andare a montare queste nuove tecnologie. Io faccio sempre l'esempio con i miei collaboratori di chi è un bravo meccanico tornitore. Oggi essere un meccanico tornitore e stare vicino a dei torni, per esempio, faccio l'esempio di alta precisione, non è un qualche cosa che può essere considerato estraneo rispetto al trasferimento delle competenze ad altri giovani. Perché non possiamo utilizzare, per esempio, quel tipo di esperienza, quel tipo di conoscenze insieme a delle conoscenze magari di lingua, delle conoscenze di informatica per creare dei nuovi profili? Noi domani avremo difficoltà ad avere personale qualificato da inserire all'interno delle nostre aziende che saranno altamente digitalizzate e tecnologiche. Una grande intuizione di Gino Fontana è stata quella di partecipare a network e a conferenze internazionali con altre università, un mercato fiorente, i nostri giovani sono cambiati, non sono come i giovani di vecchia generazione, si spostano, amano prevedere il loro futuro in più posti del mondo e ci sono tantissime opportunità. Ma anche chi vuole restare in Italia, lo scambio culturale che Gino mette su partecipando a queste conferenze ci dà il termometro di come sta cambiando il mercato di lavoro, di come sta cambiando, grazie anche alle ingerenze straniere, il percorso formativo dei nostri giovani, giovani che sono digitalizzati, che già parlano correttamente in inglese, sono ben già inseriti in una visione internazionale. Gino questo lo ha compreso bene. Una visione sul futuro, ma anche per aprire strade, contatti, nuovi mercati, sia in Italia che all'estero, creare partenariati, cordate oppure semplicemente per mettere in contatto il mondo della formazione con il mondo del lavoro. Oggi sia il governo che la regione si muovono più o meno in questo senso, ma Gino l'ha capito tanti anni fa che questa era la strada adatta per formare un giovane, ma ancora meglio uno meno giovane che ha perso il lavoro, per inserirlo nel mondo appunto delle imprese, che cercano disperatamente personale qualificato, che purtroppo il sistema pubblico e le scuole non forma. Quindi tarare un percorso di formazione come Gino sta facendo da anni è la soluzione ai problemi dell'azienda e del lavoratore. Ci sono grandi realtà imprenditoriali che non riescono a trovare del personale qualificato o correttamente formato. E per cui perché tenere distanti due mondi e non mettere a sistema, creare un network che dia la possibilità di creare questa relazione, questa trade union tra il mondo della formazione, tra il mondo del lavoro, del mondo dell'alta formazione, il mondo dell'università, il mondo economico e della ricerca. Questo sia, credo che sia l'idea vincente per poter ottimizzare le risorse che abbiamo sui nostri territori, risorse umane che sono un grande patrimonio. La partecipazione con altre università estere è fondamentale per capire i cambiamenti del mondo del lavoro, che non lo possiamo più guardare esclusivamente dal nostro paese o da una piccola realtà che è quella del sud. Il mondo della formazione e l'acquisizione di reali competenze sono cose ben diverse dalla mera certificazione. Se noi invece ci rivolgiamo a chi è sul mercato e
produce o cerca di collocare sul mercato una falsa formazione che è solo di certificazioni, noi non avremo mai la possibilità di avere reali competenze da poter spendere nel mondo del lavoro.